La polemica sulla linea dei 5 Stelle verso i terroristi dell'ISIS ha avuto oggi un seguito con un volgare attacco proprio a noi, al TG1. Barbara Carfagna. Questa mattina il blog di Beppe Grillo prende di mira il TG1. Il post è firmato dal responsabile comunicazione del Movimento 5 Stelle al Senato, Rocco Casalino, ex protagonista del Grande Fratello. Frasi pesanti contro un servizio in cui il TG1 ha riportato le polemiche seguite alle parole del deputato Alessandro Di Battista, secondo il quale la morte del giornalista americano Foley, decapitato da un militante dell'ISIS, sarebbe avvenuta anche per responsabilità dell'imperialismo americano. In risposta agli insulti e al discredito gettati sul TG1 e sulla professionalità della collega Claudia Mazzola, su agenzie di stampa e social network sono comparse dichiarazioni di esponenti di tutti gli altri partiti che siedono in Parlamento con il Movimento 5 Stelle. Dal Partito Democratico a Forza Italia, dalla Lega Nord a Sinistra Ecologia e Libertà, Fratelli d'Italia, al Nuovo Centrodestra e Centristi di Scelta Civica e UDC, praticamente tutti i partiti hanno definito inaccettabile, vergognoso, da lista di proscrizione, il post di Grillo. Al fianco del TG1 anche il mondo del giornalismo, con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, la Federazione della Stampa e il Sindacato dei Giornalisti RAI.